a margine della conferenza stampa sulla sanità con la presenza dell'assessore regionale Silvio Palucci qui a Teramo, il vostro presidio tra virgolette per l'autismo, l'assistenza all'autismo. Avete fatto delle domande all'assessore Paolucci, vi ha soddisfatto la risposta? Sì, ci ha soddisfatto perché continua l'assessore a prometterci azioni specifiche per l'autismo. Adesso noi vogliamo cogliere questo momento particolare per cominciare a vedere gli effetti, perché insomma finora le parole sono state dette tante, però l'efficacia finora è assolutamente inesistente, però siamo ancora fiduciosi. Adesso anche con l'incontro che abbiamo avuto questa mattina con il dottor Fagnano c'è la volontà di accelerare in maniera netta sia per l'avvio del centro di Sant'Atto, che è un punto storico dell'autismo qui a Teramo da anni, ma anche replicare l'esperienza in Val Vibrata, dove ci sono decine di famiglie che hanno l'autismo. La caratterizzazione dei servizi assistenziali, dei setting assistenziali, permette a ciascuno di loro di essere seguito nel miglior modo e nei punti specifici, ma non esclusivamente in delle strutture diciamo rigide, ma anche nella vita quotidiana, magari all'interno di centri sportivi, all'interno delle università per quelle ad alto funzionamento e così via. Sostanzialmente quindi la richiesta è quella di aprire un centro in Val Vibrata? Sì, per sopperire alla mancanza, in quanto dopo gli 11 anni questi bambini vengono dimessi e quindi non hanno più logopedia e psicomotricità, e noi genitori andiamo alla ricerca di terapisti a pagamento, quindi con grandi difficoltà. L'aspetto drammatico è che siamo proprio abbandonati a noi stessi, quindi si chiede proprio questo, cioè di poter proseguire questo percorso venendo seguiti da strutture specializzate.